Beh, il progetto è nato un anno e mezzo fa per volere, per volontà, insomma, Elia ha proposto qualche cosa che non era ancora Cayman. Quindi stavamo parlando di BMW, prendere una macchina stradale, e quindi la 125, la serie 1, trasformarla in una bestia da pista, perché era quello l'intento, e quindi portare una macchina che nasce da 220 cavalli, portarla oltre ai 350 o vicino ai 350. Ma perché non rievocare la vecchia storica Cayman Cup, qualcosa del genere, insomma, rievolato un po' in chiave moderna. Abbiamo cominciato a prendere la prima macchina, la seconda e la terza, e poi diciamo che siamo partiti prima ancora con i macchinari, i piloti, ancora prima di costruire però la piramide aziendale, che era quella che è l'organigramma che si fa alla base per ogni azienda, cioè quella di costruire pilotaggio, meccanici e compagnia bella, per poi scendere e avere una buona base. Tecnosport, praticamente il progetto qual è stato? Prendiamo delle macchine, le prepariamo tutte uguali, chiamiamo dei piloti, cioè i piloti sanno che noi possiamo dargli questo tipo di pacchetto, loro vengono con chiaramente una quota e hanno tutto compreso. Compreso, esatto. Sì, è proprio nato così. Poi noi dovevamo infilarci esattamente in mezzo a dei campionati che non esistevano. Quindi è nato anche per questo, per poter dare la possibilità a piloti junior e compagnia bella di correre con dei costi contenuti. Quindi sulla base di quello avevamo detto: abbiamo sicuramente un progetto vincente. Cappelli, intanto grazie dell'intervista. Grazie a voi. Le tue belle impressioni, tornare su una macchina importante come una Porsche? La spinta da dietro, paragonata a quello che uso di solito io, che sono le Fan Cup, è impressionante. Varano, una bella pista da guidare, ci si impegna, divertente. Siete partiti purtroppo con la pioggia, quindi... Ma sono abituato al nord, Spa, Zolder, se non piove non è bello. No, perché invece quindi... sentivamo gli altri che erano un po' in crisi, perché sono tornati a correre dopo tanti anni sul bagnato, sono stati un po' penalizzati. Invece tu ti diverti. Mi diverto. Ti diverti sul bagnato. Senti, come andate invece le prove? È andato bene, sembra dalla telemetria che di categoria abbia fatto il best lap con 36, e adesso vediamo poi in qualifica, perché dopo in qualifica tutti tirano fuori gli certo, artigli. Gli artigli. Senti, voi come mai ti sei tornato a fare una situazione invece di cavalli, e hai mai lasciato l'altra tua esperienza, o fai tutte e due? Ma dovrei riuscire a fare tutte e due, diciamo che poi il Covid ha influito, abbiamo sospeso quelle che sono state le trasferte all'estero, perché era difficile, tamponi, prove, rientra, esci, quindi il nostro team, che è l'8KS, sì, che gestisce questi maggioloni per le gare endurance, ha sospeso, perché il campionato è solo europeo, in Italia non c'è niente per le Fan Cup, e quindi mi sono dato, c'era spazio per fare questo. Due cose tecniche, quello che ti è piaciuto di più è quello che ti sei trovato un attimino un po' più in difficoltà. L'aderenza, la trazione, perché il motore centrale di questa macchina ti porta ad accelerare molto presto fuori dalla curva. La difficoltà, il manuale. Quindi sei dovuto tornare al manuale. Sono tornato alle origini, però mi piace, perché il puntattacco è bello, cioè va guidata, questa va proprio guidata. Sì, infatti quello che dicevano sugli altri piloti è quello che è abbastanza, diciamo, facile da guidare, perché comunque ti sembra una vettura stradale. Sì, è bello poter... ti dà molto feedback, riesci a portarla al limite, è bella da guidare. Maurizio Gioia, allora qua siete in due a correre, qua siamo in due. Abbiamo fatto l'intervista prima, quindi chiediamo anche a te un tuo parere, perché parti oggi il campionato ufficiale. Sì. Quindi le prime impressioni di guida quali sono? Le impressioni sono molto buone, perché è una macchina che, su cui sono confidente, perché l'ho usata una decina d'anni fa. Per me è un po' un ritorno alle esperienze dei fine anni 2008-2010 e mi trovo molto bene. Speriamo che non piova, che la cosa non mi entusiasma, però con l'amico Nicola per adesso nelle prove me l'ha portata a casa la macchina. Adesso Nicola ha portato a casa la macchina intatta, me la porti a casa anche per la gara, quindi siamo... Senti, ma come funziona il fatto che siete due? Che la gara chi ha fatto? La gara la facciamo tutti e due, nel senso noi non potremmo concorrere per la classifica finale, perché i punteggi ovviamente se li divideremo,
però siccome per noi l'importante è il divertimento, quindi non certo. È una cosa che va oltre la prestazione sportiva. Quindi fare tu una gara 1 e lui la gara 2. Esatto. Facciamo in questo caso gara 1 e gara 2, e nelle altre gare di campionato magari io ne faccio 3. Ah, ok, ok. Falta 3. Quindi c'è una sfida nella sfida. C'è una sfida nella sfida. Sì, anche perché io e Nicola ci conosciamo da 20 anni, abbiamo fatto decine di gare insieme. Siete dovuti tornare in pista. Siamo dovuti tornare in pista. Nella vera senso un'occasione, esatto, un'occasione secondo me meravigliosa, e spero che qualcun altro dei nostri amici porcisti. Quindi è stata una bella iniziativa a ritirare fuori questo tipo di gara. Ma soprattutto perché è una macchina che ha un fascino particolare, perché è una Porsche, questo è indiscutibile. Non esistono Porsche minori e Porsche maggiori come qualcuno vuole pensare. E poi perché è una macchina che guidi, nel senso che hai il cambio H, corri con le slick ma hai l'ABS. Sono tutte uguali, sono veramente tutte uguali, perché essendo mono, sì, certo, mono fornitore, le macchine le abbiamo estratte a sorte, quindi nessuno sapeva sa, certo, con quale correva, e quindi è veramente una sfida ad armi pari. E credo che per chi è partito come me 20 anni fa, più di 20 anni fa, con le macchine che allora erano moderne, adesso sono storiche, certo, questa è una via di mezzo secondo me molto molto interessante, sia in termini tecnici che in termini economici. Quindi anche molto divertente fare. Molto divertente perché non avendo 1000 cavalli, perché hai 355 cavalli se non sbaglio, l'errore è penalizzante. Per cui tu devi stare molto attento a far scorrere sempre la macchina, non è che puoi arrivare in curva, frenare, tanto quando esci, certo, la cavalleria che ti porta fuori, quindi devi essere, non ascoltare, che comunque siamo avversari. Che qui c'è una sfida nella sfida qui, ragazzi. E quindi devi gestirti per mezz'ora tutta la gara, quindi l'ultima la curva che hai davanti non è l'ultima curva, è un po' come fosse la gestione, secondo me, come fosse la gestione di una gara endurance. Ok. Quindi non è che la curva che hai davanti è l'ultima curva, è meglio gestire, credo che sia meglio gestire la macchina per mezz'ora piuttosto che andare ad ogni curva a cercare. Però questa è una visione mia, sarà che io ho una certa, e quindi ormai comunque vale anche averla una certa, cioè tante robe, l'esperienza non si compra, te lo dico domenica, esatto, sera. E noi ci rivediamo domenica allora. Grazie. Grazie mille, grazie, grazie. Mai questo privilegio? No, non è un privilegio. La scelta è arrivata dopo un sorteggio che hanno fatto loro in Tecnosport, e quindi è capitata quella blu. Senti, la prima impressione di darcela, perché la prima uscita con Bagnato, prima volta che corriamo col campionato, le impressioni di guida ce le devi dare. Allora, abbiamo fatto il test 2 settimane fa, era asciutto, 23 gradi c'era, sole bellissimo. Arriviamo oggi in gara tutto bagnato, però niente, la macchina comunque si comporta bene, la base di quella macchina qua, che è il telaio, è fantastico, e quindi riusciamo a guidare. Adesso abbiamo girato con le slick perché non era abbastanza bagnato, sì, correggi molto, però si guida veramente bene poi alla fine. Senti, il perché di fare questo campionato, a parte la passione, ma dico proprio Porsche? Guarda, ho avuto l'occasione di vedere la macchina in gara Magione a dicembre, me ne sono innamorato, perché anche lì è stata una gara su 4 dita d'acqua anche lì, e la macchina mi ha permesso di gestirla, pur essendo, non avendo esperienze sulla macchina, e quindi me ne sono innamorato. Poi tutto il concetto del motore, quando senti questo motore dietro le spalle, è fantastico. Dopo, il progetto della Tecnosport comunque è molto valido, e con un budget, diciamo, tra virgolette ridotto, per il mondo del motorsport si riesce a fare un bel campionato, in belle piste, legati comunque alla FX Series, si riesce a fare un bellissimo campionato in circuiti anche importanti, quindi sono passato. Io ti auguro in bocca al lupo, poi ci vediamo dopo le prove. Comunque girano voci che sei uno dei preferiti qua, che corre di più. Allora, in realtà ci rivedremo e vediamo. Io sono molto amico con Bossalini, con tutti gli altri soci e ragazzi che lavorano qua, e quindi
è una famiglia. Bene, ti ringrazio dell'intervista. In bocca al lupo. Grazie. Andate dalle prove libere con Fabio, che abbiamo parlato anche prima di intervistarlo, e abbiamo saputo che è un po' di anni che non correvi. Sì. Le tantissime. Impressioni quali sono state? Prima di tutto quella di l'adrenalina. L'adrenalina c'è sempre, l'impressione chiaramente. Non sono mai stato in pista, in questa pista specialmente. Mai salito sulla macchina prima di oggi. È una macchina divertente, ma sicuramente da imparare. Tanto da imparare, sicuramente. Poi abbiamo fatto il secondo turno con le slick, però è bagnato, come state vedendo, sta piovendo. Per cui non è che ci abbia capito molto. Tornare in pista già con tutti questi sì, piove, bagnato. Guarda, consideriamo che c'è tanta gente che sta a casa, non facciamo più vita sociale, è la maniera per stare un po' in compagnia, passarsi un weekend divertente. Si è peccato che il tempo non è clemente, è prevista molta acqua, però mi sono divertito, l'importante è divertirsi, non aspiro a fare nulla. Però l'idea di dopo tanti anni, sarei rimasto il primo giro come stato? Emozionante, è vero, eh? Come quando ho fatto la prima gara, 30, 40 anni fa. È vero. Corrovedo, appena finito le prove libere, sì. Oggi debutto al campionato ufficiale, quindi le impressioni devi darci. Beh, debutto al campionato e debutto mio su questa macchina che non l'ho mai guidata. La macchina è stupenda, bellissima, e speravo il tempo tenesse un pochettino, che sull'asciutto mi sarebbe tirato di più, però prendiamo quello che viene e diamo il massimo di quello che possiamo fare. Perfetto. Senti una cosa, appunto dicevamo prima della pioggia, decisamente partire con una macchina nuova, mai guidata, con la pioggia deve essere veramente... Devi tirare fuori tutto il meglio di te per fare questa. È impegnativo, però io ne vengo da motocross, quindi sono abituato a far fatica, quindi va bene tutto. Però non ti sporchi almeno. Qua non mi sporco. Grazie. E lei sta in piedi da sola. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, sceso dalla macchina, provetti, com'è andato? Ma è andata bene, nel senso che la macchina la conosco molto bene. Il problema è che non era né bagnato né asciutto, quindi siamo usciti con le slick e quindi non puoi andare oltre 4.000 giri perché sennò la perdi. Quindi devi andare molto cauto, ci vogliono 3-4 giri per scaldare le gomme, le slick, scaldarle qui è quasi impossibile. Quindi alla fine è stato un discorso di fare traiettorie, riprendere confidenze con la macchina. Ma oggi che mette pioggia? Oggi no, dopo si corre con le rain, assolutamente. No, qui aveva cominciato a piovere un quarto d'ora prima, quindi in effetti l'asfalto è caldo, no? Quindi in effetti per una mezz'ora, se non piove tanto, si possono usare le slick, solo che non sei a tuo agio, perché non si scaldano, chiaramente perché è bagnato, è umido, e in più non ti danno aderenza, no? Quindi alla fine è forse la condizione peggiore, no? Pista quasi bagnata con le slick fredde, cioè non ce n'è proprio, ma oggi pomeriggio dalle qualifiche correremo con le rain e quindi cambia tutto totalmente. Senti, l'impressione appunto di questa nuova formula di hardcap di queste macchine? No, questa è stata, per me è stata perché io ho corso 12 anni fa nella Cayman Cup originale, quella ufficiale, e la mia macchina c'è qua, c'è la macchina con la quale io corsi allora, quindi avevo un piacevolissimo ricordo della macchina, perché la macchina non è potentissima, è molto equilibrata perché ha il motore praticamente centrale e quindi perdona tutto, cioè il Cayman in una curva lo perdi due volte e lo riprendi. Una GT3 la perdi una volta e rischi di averla persa per sempre, cioè c'è una... Ma infatti mi dicevano molti che è molto divertente. È molto divertente perché perché ha meno cavalli di un GT3 e poi ha questa peculiarità di essere bilanciatissima. Sul bagnato, io ho fatto delle corse sul bagnato con i GT4, quelli recenti, e su pista molto bagnata un GT4 guidato bene tiene testa a un GT3 Cup, perché il GT3 Cup è vero che ha 100 cavalli di più, però non li mette giù, non li può mettere giù, non ci sono santi, sì. Però la vedo bello motivato, mi piace. No, beh, è una passione. Si sente la passione di una vita. Purtroppo mi sento un po' fuori posto perché devo essere il più vecchio di tutti. Il più vecchio, vero? Penso di sì, perché ormai... Allora dobbiamo chiedere l'età. Ne ho 66. Che bello! Io ne ho 66, quindi è la passione che mi porta qua, certamente. Però è una bella adrenalina tornare in pista, Sì, è sempre. Poi io apprezzo molto
l'ambiente, le persone. Certo. Poi io tutta la mia carriera di pilota amatoriale l'ho fatta tutta sulle Porsche. Mi vanto di non essere mai salito su un'altra macchina in 25 anni. Mai. Terzo classificato Foppiani, bella gara, complimenti. Grazie, grazie. Bella impressione, come è stata? Ma è stata tosta perché 12 giri sembrano pochi, poi in realtà quando sei dentro non passano più. Comunque partiti sesti, abbiamo recuperato 3 posizioni, poi ce la siamo giocate con Nebuloni fino alla fine. Però insomma, quando si hanno macchine alla pari è proprio difficile sorpassarlo. Lui prendeva qualche metro, io recuperavo, però è stata dura. Parlando con il vincitore mi ha detto che siete stati tutti molto corretti nel non voler strafare la prima curva, quindi tutti una gara molto corretta. C'è stato un po' di qualche toccatina all'inizio, ma d'altronde in una pista larga poco più di 2 macchine mi sembra normale. Io non ho visto nessun tipo di comportamento scorretto da parte di altri piloti, ci siamo divertiti. La sensazione di salire sul palco com'è? Bello, bello, sempre bello, bello. Il podio è sempre bello. Questo è un giovane? Penso di sì, 20-23 anni. Di Piacenza? Di Piacenza. E allora complimenti ancora. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Prima gara andata, l'avevamo detto che era uno dei più favoriti. Cappelli ha vinto, impressioni di gara, com'è andata? Bene, allora, i ragazzi sono stati bravissimi, nel senso che sulla prima curva poteva esserci il macello e invece Andrea è stato veramente corretto. Ci siamo guardati in faccia quasi, abbiamo capito, guarda, non è adesso il momento di darsi le sportellate. Dopo purtroppo ho visto che invece è stato sfortunato e col passo che ho visto in prova poteva essere l'unico che veniva avanti, invece ho visto che è rimasto coinvolto in un incidente. Siamo partiti bene però, dai, prima gara, prima vittoria. No, poi hai fatto anche un bello start. A un certo punto abbiamo visto che un po' è mollato, o è stata la nostra impressione? Ho mollato, ho voluto preservare gomme e freni. Cioè, freni mi hanno costretto a preservare le gomme, diciamola così. Quindi complimenti per la prima vittoria. Grazie. Veramente tanto. Grazie.